Dispositivi antiabbandono, in alcuni casi si tratta di sensori già integrati in alcuni modelli di seggiolini, in altri di sistemi acquistabili separatamente. Alcuni inoltre fanno scattare un allarme, altri invece inviano una notifica di pericolo sullo smartphone di mamma e papà. Si tratta dei sistemi antiabbandono nati dopo alcuni tragici fatti di cronaca per evitare che i genitori dimentichino i propri bambini in macchina. In vigore da oggi l'obbligo di montare sulle auto che trasportano bambini fino a 4 anni di età il dispositivo antiabbandono. Come nel resto d'Italia, così anche a Como sono scattati obblighi e sanzioni. La sanzione prevista è di 81 euro, ridotta a 56,70 euro se viene pagata entro 5 giorni, con una decurtazione di 5 punti. Se poi la stessa infrazione viene reiterata nel giro di 2 anni, la sanzione è sempre di 81 euro, ma non è previsto il pagamento in misura ridotta nei 5 giorni, perché c'è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi, a seconda di come disporrà poi il prefetto. La circolare del Ministero dell'Interno ha gettato però nel caos famiglie e aziende, perché ha reso operativo da subito l'obbligo di munirsi del dispositivo senza la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti.